Signorotti, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Clash Royale. Subito un bel pollicione in su, siamo sul primo canale, sono abbastanza sicuro. Vi ricordo che sul secondo canale, ragazzi, trovate tutti i gameplay che volete: Rocket League, Rainbow Six, Fortnite, Clash Royale, Minecraft, Pokémon. Raga, vi aspetto sul secondo canale, Clash Royale. Raga, stiamo procedendo, sempre con la giusta latenza. Codice creatore, CiccioGamer89. Se mi volete supportare, basta andare tutto qua sotto e lo potete inserire. Andiamo, va. Oggi non lo so se facciamo un misto fritto di modalità, non ho capito. Metto un pochino più basso Clash Royale, che mi sembra abbastanza alto. Il mio obiettivo, dato che oggi è lunedì, vi voglio provare a fare almeno una mezz'oretta di Clash Royale. Almeno. Quindi portiamo la grande calma. Ragazzi, lui sta perdendo l'Elisir, quindi secondo me è bello. Livello 10 mi piace. Livello 10 mi piace. Fate spawnare maialini per cortesia. Allora, secondo me non devo fare niente, perché adesso il mio obiettivo è quello di farmi attivare la torre centrale. Per forza. Ragazzi, se mi rimane in vita tutto l'endurance. Sì, mi è rimasto in vita l'endurance. È abbastanza tostarello, devo dire la verità. Però penso che questo è sbagliato da parte dell'opponent. Sbagliatissimo da parte dell'opponent. Non può avere niente, ragazzi. E tra l'altro mi avete detto che era un bug, quello della scorsa volta, del principino. Mi ha detto era un bug, ma io che ne potevo sapere? Tanta roba, no? Secondo me abbiamo veramente fatto quello che dovevamo fare. Bene. Bene. Iniziamo molto bene. Oggi sono un po' più bianco del solito, ma questa è perché ho la felpa. Tra l'altro stavamo live e mi avete fatto un sacco di compri per la felpa. L'ho presa a Disneyland Paris, del Mandalorian. Molto bella. E raga, io durante questo video cercherò di dirvi un paio di cosette del tipo: mi raccomando, il 20 gennaio a Roma nascerà probabilmente il primo Temporary Store di CiccioGamer89. Secondo me è buona. Secondo me è molto buona. Dove andremo a... Beh, ma lui mi fa il mini pack. Facciamo così. Scusate, raga. Dove andremo a mangiare i panini, gli hamburger di CiccioGamer89 tutti quanti insieme. Cioè, ci abbiamo un bel po' di robetta da fa', molto carina, tra l'altro. Quindi spero che ci sarete. Sapete, io comunque in qualche maniera me la devo smarcare in questa situazione, no? Non so se ho fatto la cosa migliore, ma io comunque mi devo difendere di base una torre. Cioè, non è che mi succede niente, no? Esattamente, Mirko. Vabbè, nessun problema. Non era facile. Dicevo, ci sarà il Temporary Store. Praticamente prenderemo un'hamburgeria e la faremo diventare di CiccioGamer89. E ci sarò ovviamente io. Potrete venire tutti voi, quelli che volete. E in più gli hamburger li offro io. Cioè, sarà una cosa, un evento incredibile. Ma poi ne parleremo più avanti, tranquilli. Sarà una bella, bella, bella robetta. Ci sarà. No, non posso dire quello che stavo dicendo. Vabbè, speriamo ci sarà la mascotte. Vabbè, sorprese. Veleno. Veleno così non è che mi piace tantissimo, devo dire la verità. Veleno così non mi fa impazzire. Facciamo così, perché se no lui mi va a hittare. Questa non è buona. Questa non è buona come attacco. Oh, speriamo di raggiungere i 3 di Elisir. Sapete che mi conviene farmi gli affari miei. Livello 12, non è che mi lamento, per carità, perché tanto mo lui sicuramente... Lui ha veleno, ricordatevi, Ricordatevi che lui ha la veleno, però non penso che sia così oltraggioso, no?
Esatto, ma ha fatto danno. Lo sapete che sto trovando delle difficoltà oggi? Cioè, non sono partite scontate. Non mi sembra. Questo continua. Forse potevo anche tirare questa, ma me la tengo per dopo. Miner è l'unica, cioè, è quella carta che continuerà a fare danni. Mi può tirare tranquillamente una veleno e qui ha grande valore. Per l'appunto, no? Però lui, se non erro... Lo sapete che forse l'ho fatto ammazzare io? Tra l'altro. Ah, da un paio di hit e sono soddisfatto, eh. Ma guarda, squippi squoppi. Allora, questi ce l'ho. Non è un gran problema. Io comunque... Ok, guardate. Va bene. Vi dico, va bene. Io ho ridato valore, me ne rendo conto, ma preferisco che mi faccia qui. Questa non è male, eh. Facciamo così. Che secondo me può aver comunque senso. Può aver senso secondo voi? Bella tirata, la partita, bella tirata. Mi servirà sicuramente questo evoluto per riuscire a far qualcosa. Ok, il maglianino è strautile. Sarà un macello qua, ragazzi. Qua veramente sarà veramente un macello. Ok, per il momento va tutto bene. Per il momento, però non... Ok. Questi maialini vanno bene. Tanti... Beh, bene, sto giocando bene. Porcaccia, quello. Vai. Un'altra hit. Let's go. Non è stata semplice. Quel miner non l'ho assolutamente capito da parte dell'opponent. Anche perché ormai aveva perso. Ragazzi. Come ho detto, mi voglio concentrare bene a giocare solamente un deck. Ok? Secondo me ci sta. Tra l'altro, io volevo andare a vedere... Non questo. Ma bensì questo, il negozio, no? Che io ce n'ho 4.000 di queste qua. Ah, questo non è male. Lo sai, pensavo di avercene di più? Perché questo qua non è male. Va bene. Andiamo avanti. Pensavo di avercene di più, invece no. Comunque, potete vedere quanto pesa sto iPad, sto tablet. Tra l'altro, fra un paio di anni ricomprerò l'iPad, perché secondo me è molto più comodo per fare il mio lavoro. Che famo? Famo così? Insomma. Sto proprio contentissimo, Facciamo sicuramente così. Raga, io... Ok. Diciamo che va bene. Lui sa giocare. È palese. Secondo me non la vinco. Questo è quello che penso io. Perché è un deck che ci ho giocato... Allora, sul secondo canale dovrebbero essere usciti 2, 3/4 video di Clash Royale in questi giorni. Proprio freschi. Che l'ho registrato ieri per me. E quella tipologia di deck là già l'ho vista, purtroppo. Già l'ho vista e diventa un grande problema. Ora, lo split sicuramente ci aiuta. Dovrei capire che tipo di spell ha l'opponent. Dovrei probabilmente capire quello. Io farei così, che secondo me abbiamo un grande valore. Secondo me ci può stare. Secondo me ci può stare, raga. Ai, ragazzi. Sì, qualche hit noi la facciamo, sono d'accordo, però... Veramente orribile, se posso dire. Probabilmente mi dovrei attivare la torre. Dovrei averla attivata. Ok, secondo me è importantissimo. Mamma mia, raga. Gigante Royale, patatone mio, prima eri fortissimo. Mo' t'hanno sistemato.
E t'hanno sistemato tra l'altro anche in maniera orribile, se per quello. Forte, no? Molto forte. Vi ripeto, la... Peccato che l'amma arriva una sarattata. Secondo me ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta, ci può stare. Quella facciamo uscire un bel maialino, che secondo me è veramente ottimo. Ce l'abbiamo comunque, non è che non ce l'abbiamo, eh. Facciamo così, facciamo così. Ok. Vedete la torre secondaria, che mano che mi sta dando? La torre secondaria, raga, è fenomenale. Lui continua a fare questa giocata che a me va oltremodo bene. Facciamo così. Non lo so se la racconto, eh. Non lo so se la racconto. Sì, la raccontiamo. Torre centrale attiva è quella che mi ha salvato la partita. Guardate, sapete quando io dico, oh regà, non la vinco, sapete, è un modo per impegnarmi ancora di più. E me carico. E me carico. Non male. Pass Royale. Questo non mi interessa. Ho detto, mi dispiace, lo spiritello non è buono. Non è una cosa che mi fa shoppare il pass diamante. Sapete, non vi dico, oh regà, il pass diamante. No, quando vi dico, regà, è da comprare il pass diamante, è da comprare il pass diamante. Secondo le mie valutazioni. Sentite, a me non mi vado a prendere sti danni. Vi posso dire la verità. Forse ho speso un po' troppo, eh. Forse. Che tutto sommato. Ah no, perché avevo, mi aveva preso. Che è un 2.6, ragazzi. Domando per un amico, eh. Secondo me sì. E se 2.6 è abbastanza godevole. Questa non mi pare una grande giocata. Neanche la mia. Se proprio dovessi puntare il dito, no? Cioè, se proprio dovessi anch'io puntare il dito, la mia non è stata una grande giocata. La strega purtroppo non l'ho tirata bene. Maialino, per favore, dagli 2 hit, 3 hit. Vai. Bravo, patatone. Questo è ottimo. E noi andiamo di qua. Che secondo me ha valore. Secondo me. No, mi devo fare proprio gli affari miei, ragazzi. Mi devo fare veramente, veramente gli affari miei. Allora, sicuramente noi possiamo fare di questo. Va bene, va bene, va bene tutto. Va bene tutto, va bene tutto, va bene tutto, va bene tutto. Ok. Raga, pensavo peggio. Pensavo peggio. L'abilità infatti non ha senso, raga. La volevo quasi hittare, cioè la volevo quasi tirare, ma avevo già capito che non andava bene. Quindi in realtà potremmo farcela con molta calma. Vi ho detto, non capisco perché sto trovando così tanti gran cavalieri, raga. È pieno. È pieno, 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 pieno. Facciamo così, lo so, è un po' strana come come tematica, ma facciamo così. Facciamo così. Secondo me ci sta tutto, raga, eh. Secondo me veramente ci sta tutta sta giocata, eh. Facciamo così. Secondo me sì. Secondo me sì, decisamente. Sapete che c'è io per non rischiare? Io faccio anche così, perché tanto non è che noi dobbiamo puntare a vincere. Quindi 20 secondi, l'opponente parte da dietro con il moschettiere. Io posso anche non giocare più niente. Giocherò comunque, ma potevo anche non giocare. Cioè, ve lo dico già. No, ma l'opponente sa come si gioca sto gioco. Cioè, nel senso, ha capito le regole. Secondo me no. Secondo me le regole non le ha capite. Sono abbastanza sicuro. Quindi, a noi va bene così. Tra l'altro, ragazzi, quando voi mi chiedete, Acim, il gruppo Telegram dove regali i codici di Clash Royale, dove... Ok. No, poi tra l'altro non gruppo Telegram, scusatemi, il gruppo WhatsApp. Lo trovate qui sotto in descrizione. Se voi cliccate il link magico, c'è un link unico, vi porterà su una pagina internet dove ci sono tutti i miei link. Lì c'è scritto gruppo WhatsApp. Voi cliccate,
vi si apre WhatsApp e dovreste essere dentro al gruppo. Ipoteticamente dovrebbe essere così semplice. Però non capisco perché alcuni di voi mi dicono no, non è vero. Non capisco. Bowler, sapete che mi dà un sacco di problemi, eh. Beh, devo dire che comunque l'opponent ce ne ha. A dirsi l'opponent ce ne ha e anche tante. Ragazzi, questo non lo vinco neanche sotto tortura. No joke. Raga, non scherzo. Questo non lo vinco neanche sotto tortura, raga. I love the queen. Non lo vinco. Non lo vinco. Secondo me, non lo vinco. Lui gira lo spiritello, ma non è che a me ne frega più di tanto. Devo giocare tutto dove lui non gioca il bowler. Cioè, questo è importantissimo. Quindi me la posso camperare un attimino così. Appena tira il bowler, raga, noi ce ne andiamo dall'altra parte. Sono costretto. Non posso giocare diversamente. Love the Queen non la tengo, raga. Lui ha veleno. Cioè, lui c'ha tanta roba che mi countera veramente tanto, 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 tanto. Bowler molto forte. Sentite, se io facessi di questo... Lo so che gli aziono... Lo so che gli aziono, ma io lo devo fare per forza. Se io facessi così... Riesco a darmi un po' di valore. La veleno, ragazzi, la veleno è qualcosa di... Di veramente troppo forte. Se lui tira bene la veleno, mi spappola, ragazzi. Mi sembra l'unica cosa effettivamente che io possa fare... In questo momento è spawnare un po' di maialini e provargli ancora a dar fastidio. Oh, ma come faccio, ragazzi? Come faccio, ragazzi? Ci provo, perché ci provo, ma... Ma no. Ma anche no. Ok, per assurdo sto leggermente difendendo, ma no. Direi anche no, purtroppo per me. Però penso che il mio massimale comunque l'ho raggiunto. Forse mi attivo anche la torre centrale. E questo non è che lo disdiciamo, eh. La vedo critica, raga. Lui ha un veleno troppo forte. Vabbè, questo mi hai dato valore, ti voglio ringraziare. Secondo me sta roba è fortissima. Ok. Facciamo così. Facciamo di questo. Secondo me ci sta, eh. Sì, ma è tutto molto bello, tutto molto romantico. Però vedete che... Sentite, secondo me ha senso fare così. Sono stato molto bravino qua. I maiali sono fondamentali, raga. Ottimo. Vai, streghetta, ti prego. Ah! Mannaggia quello. Mannaggia quello. Allora, devo fare per forza così. Sono obbligato. I have obligated. C'ha senso questa? Secondo me sì. Tantissimo. Secondo me sì, raga. Ma tanto, tanto, tanto. Facciamo così. Mamma mia, come abbiamo giocato bene, ragazzi. Molto bene, molto bene, molto bene. Tra l'altro, raga, vi volevo veramente augurare tantissima felicità su questo Natale. Veramente tanta salute a tutti quanti. E spero che starete veramente tanto, tanto bene, raga. Veramente, lo spero con tutto il cuore. Andiamo avanti, va. Comunque, lamentandomi che il deck è fuori meta, comunque piano piano stiamo salendo. Ovviamente lo sono, sono una divisione altissima. Chi se ne frega. Comunque le partite sono belle. L'importante è che le partite... Sapete, io... Quando trovo la scintilla mi annullo completamente, raga. E ancora non va bene.
ancora non va bene. Ripeto, raga, scusatemi se non sentite che parlo, ma è una situazione un po' gravetta la mia, eh. Le golem me lo dovrei gestire, cioè sono abbastanza in grado. Merda, forse un po' troppo. Maialino, ti prego, prendi il maialino. Mi vai sulla... Ai. Oh, c'è uno scaricucciolo. Ma potrei sentirmi male. Che buono quello scaricucciolo. Bravo, piccolino. Dai, cazzotti. Dai, non datevi le panzate a vicenda. Mamma mia, quanto è forte il gigante Royale. Se fosse un pochino più forte come era prima, era un godimento. Raga, con calma. Sapete che scintilla è sempre una cosa fantastica, no? Sì, lo so, mi serve sulla scintilla. Ma non vi preoccupate. State tranquilli, che abbiamo diverse soluzioni per quanto mi riguarda. Io devo ciclare, ragazzi. Non posso tirare fireball, sta robetta qua. Sicuramente, secondo me, questo può aver senso. Sti cavoli, cioè, che me frega a me. Facciamo sicuramente così. Facciamo sicuramente così. Così intanto la scintilla va a morire ammazzato, no? Secondo me c'è sta un botto. Le golem di solito non si gioca così. Di solito. Noi facciamo di questo. Cazzo, ce ne frega a noi. Io in realtà l'avrei fatta, però capisco che anche chi se ne frega. Facciamo così, senza parlare, ma minimamente, guardate. Bravo. Diciamo che mi va bene. E levate. Maledetto. Ragazzi, secondo me, se questo era bravo a giocare, cioè se questo qua era bravo a giocare, non la raccontavo, raga. Scintilla, barbari evoluti. Ma di che stiamo parlando? Cioè, capito, no? Ok. E maialini, non ci facciamo niente. Andiamo, stiamo belli tranquilli. Stiamo andando sulla strada maestra che ci porta durante il cammino a bere un bicchiere di vino, quindi la felicità. Eccola qua. Ed eccole qua le nostre guardie. Sono arrivati i carabinieri. Se scherza, se gioca. Però posso dirvi che si è concatenato una serie, si sono concatenate una serie di eventi veramente carine. Beh, ti devo dire che tutto sommato, alla fine, la mia vecchietta a sinistra sta facendo il dovere. Destra pure dovrebbe prendere dei sonori danni, no? Forse non l'ho tirata bene questa. Invece sì, l'ho tirata bene, che sono veramente incredibile. A dir cazzate sono bravissimo, ragazzi, ma un po' devi capire. Cioè, no, se mi seguite lo sapete. Tutto questo per due maialini? Per tre maialini? Per 45 maialini? No, non gioco il gigante Royale. C'è da attendere. Ok. Speriamo di non aver dato valore troppo a destra. C'ho pure di questo. Vediamo un po'. Stiamo calmi. Abbiamo comunque due attacchi, ipoteticamente parlando. Non mi sembra male, niente. Fischia, ragazzi. Secondo me ci sta tantissimo. Cioè, secondo me ci sta tantissimo, a prescindere da quello che succede. Lei è troppo forte, puttana mia. Lei è fortissima. Ci sta? Manda, pensavo che avessi fatto due torri. Sono quasi deluso. Non pensavo, ma questo è perché è sempre l'opponente che c'ha la mamma di un altro pianeta, viene dal futuro, raga. Cioè, questo... Forse direi 29.000 moschettieri. Attenzione, attenzione ai 29.000 moschettieri. Rischia di caricare troppo elisire. Lo sapete come funziona, eh?
La sua macchina volante, ad esempio, sì, la potevo counterare, ma poteva essere effettivamente un grande problema per me. Però non l'ha giocata per niente bene. Infatti lui doveva, secondo me, girare intorno alla macchina volante. A me personalmente dà fastidio. Sì e no, vabbè, perché c'ho la Fireball e potevo dedicarmi completamente alla macchina volante con la Fireball, però l'ha proprio giocata male. Cioè, non si è proprio prodigato per... Vabbè, sapete che c'è? Ma a noi, ma che ce ne frega? A me niente. Andiamo avanti, va. Comunque il tempo su Clash Royale a me passa troppo velocemente, è un problema. Ogni tanto guardo e sto a 25 minuti, a 26 minuti, raga. È fuori di testa. Secondo me è fuori di testa. Quando trovo le golem contro, vi dico, sono molto contento. Perché sì. Allora, può sembrare buona come cosa, non lo so. Sicuramente devo impegnare 3 di Elisir facendo così, cercando che lui deve difendere. Ok, perfetto. Sapete che facciamo? Strega qui, perché così facciamo di questo e mi vado a prendere questo, me lo porto qua, la strega mi dà una mano, facciamo così, così andiamo a difendere tutto quello che è il nostro regno. Ok. E mi ritrovo di nuovo a dover investire 3 di Elisir. Sinistra sta succedendo il macello. C'è Shang-Chi che sta facendo dei danni incredibili. L'altro giorno, quando era buggato il principino, raga, io pensavo l'avessero buffato, cioè potenziato. Invece no, era un bug. Gente, fa, come fai che non vedete un bug? Ma che cazzo ne so io? Ma che lavoro in Clash Royale? Che sto a Supercell? Non male. Non male. Posso dire che l'opponente non ci sta capendo niente? Diciamolo. L'opponente non ci ha capito niente. Se fossi lui, io quitterei la partita in una maniera veramente indecorosa. Se io fossi l'opponente, eh? Perché, raga, sarà che counter sono, eccetera, 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 con connessione. Però, minchia, pure a giocare così male, secondo me ci vuole... E non capisco com'è possibile che sta gente che gioca così male stia così avanti. E uno dice, ma perché? Ci stai pure tu. Fermo un attimo. Dietro di me sicuramente ho trovato delle persone più brave. Anche è vero che probabilmente erano più counter, perché sti due ultimi, raga, sono completamente counter. Ma in maniera massiccia. E non me ne privo. Ma magari è così fino a Lega Campione, raga. Ma magari è così fino a Lega Campione. Ma ci metto... Non ci metto niente. Ci metto una Goliator. Vabbè, ma arriverà prima o poi qualcuno che me lasera. Cioè, ci sarà il momento drop. Io ormai me lo immagino. E quella è la paura di tutti, no? Che a un certo momento arriva il momento drop. Tronco non mi è piaciuta. Ma proprio zero. A sto punto falla sulla lapide la tronco. Non capisco perché... Continuo a dire che a me non mi piace come sta giocando l'opponent. Purtroppo non ho il gigante royale, quindi... ci può stare se però io do... Una roba del genere. Una roba del genere. Perché voglio arrivare fino a sottotorre con i miei maiali in maialà. E non mi sembra male. Guardate che comunque sto anche giocando bene, Cioè mi sembra di dire, cioè mi posso permettere di dire che sto anche giocando bene. Vado a difendere la mia vecchietta, che mi porterà la torre sui 300. Se davo un altro hit probabilmente sì. Proprio con grande sciallaggine. Tranquilli. Non mi voglio difendere. Non me ne frega niente. Cioè non entro nel tuo... Cioè non è un problema. Cioè non mi voglio difendere. Non mi voglio difendere. Così ipoteticamente ho il pescatore gratis, no? Perché il suo barile costa 3. E ripeto, non mi piace comunque come sta giocando l'opponent. Lui ha la sfera infuocata, però non gli ho dato valore. No, non mi interessa minimamente questa... Ho troppo valore. Cioè, riesco a fargli veramente un sacco di danni, quindi non mi interessa. Andiamo sicuramente così. Raga, lui sta sotto un treno per quanto riguarda Elisir, Posso anche non difendere di nuovo.
Perché i danni non sono sufficienti per farmi allarmare. Tutto qua. Secondo me ci sta un botto. Va bene, la giocata dell'opponente mi piace, perché così io... Anzi, pensavo di tirar fuori qualche maiale, non ho tirato fuori niente. Se adesso lui mi vuole rigiocare, io mi vado a difendere a quel punto. Ma secondo me l'opponente ha deciso di prendere l'Isir per fare i 29.000 moschettieri. Ora ripeto, che cattiveria guardiana là. Che dicono che è femmina, però non lo so. Vabbè, ma poco me ne frega. È quella là di Game of Thrones, no? A bionda, quella gigante. Adesso non mi ricordo come si chiama. Però il ruolo è quello. 30 minuti a non sentirli, ragazzi. Vabbè, ma che fai? Non te fai l'ultima partita? Giusto, mi dovrebbe dare il gradino, no? Prossimo? Ah, dai. Dai, raga, per forza. Ogni tanto viene questa cosa qua, ma mi viene sempre qua. Mi fa sempre l'infezione qui, sempre. Mi dà molto fastidio. Psicologicamente. Che bel giro di merda di carte, possiamo dirlo? E diciamolo. Non c'ho altro, ragazzi. Non c'ho altro. Potrei forse anche attivarmi la centrale, ma a me sembra un po' too much. Sicuramente. Devo resistere, vero? Decisamente. Quindi così. Questa è follia, sta partita. Io me ne rendo conto. È una partita folle. Una partita veramente folle. Ho giocato bene, secondo me, nella cioè, al massimo di quello che potevo fare. Però, secondo me è una partita folle. Difficile per le carte che ho contro. Vi devo dire che, tutto sommato, la siete proprio brutta. Va bene che stiamo hittando un pochino tutti. Beh, così è buono, cavolo. Non è che posso dire che... E se io tirassi questa sfera infuocata? Mi sono dato un po' di valore, secondo voi? O potevo evitare? C'ho anche gli scaricuccioli a sinistra, che forse faranno di più del gigante Royal. Già. Già, decisamente di più. Mai sottovalutare gli scaricuccioli sotto torre. Difficile, veramente, veramente difficile. Rigiochiamo come abbiamo giocato prima. Niente di più, niente di meno. Solita storia, stesso mare, come si dice. Io farei di questo. E farei di questo. Io farei così, farei così. Farei anche così. Secondo me non è male, eh. Forse l'ho tirata un po' male. No, 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 l'ho tirata male, no. Non mi sento di dire che l'ho tirata male. Bello. Bellissimo, incredibile, fantastico. Fuori di testa. Mi piace. Raga, è anche vero che stiamo giocando, secondo me, molto, molto bene, eh. Cioè, secondo me stiamo giocando anche molto, molto bene. Allora, dato che quella la butto con la Fireball, che fa 200... Ok, 250, stava di... Perché te se schioppa? Io non me te schioppo. Non me te scoppio proprio. Perché là riusciamo comunque a fare bella roba. Sapete che c'è? Ma non... Guarda, pensavo mi tirasse la mongolfiera a sinistra. Non ho capito l'opponente se si era accorto che aveva una torre in meno. E io ce ne avevo due. Non l'ho capito. Non è che ci importa tanto. Però non l'ho capito. Ragazzi, posso dire un video glorioso. Quante minchia ne ho vinte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 win di fila. Vuol dire che il prossimo video, ragazzi, è un macello. Cioè, il prossimo video è... Implodiamo tutti. Vabbè. Nonni. Raga, vi voglio un sacco di bene. Non ho visto qua se effettivamente c'è qualcosa. La leggendaria va assolutamente comprata, ragazzi. Cioè, nel mio caso, che comunque il gold ce l'ho praticamente infinito. Vado sotto veramente di pochissimo. E non gioco neanche così tanto.
Come voglio bene. Al prossimo appuntamento. Ciao ciao.